storia di questo istituto, istituto di cultura, è l'opera meritoria delle scuole, è l'opera meritoria dei circoli culturali che lo fanno, delle associazioni parrocchiali, laddove si parli, laddove si apra comunque uno spazio per la discussione, per la riflessione, si mette un cuneo, si apre una strada, perché poi comunque si entra a un certo punto. Se si insinua un dubbio, e il dubbio è quello di cercare di capire, e il dubbio è quello di non andare tutti quanti verso un pensiero unico, no? Ma cercare appunto di vedere quali sono le varie strade, quali possono essere. Ecco, io continuo a dire, in questa rete difficile, complessa, c'è una differenza tra complicato e complesso. La conoscete meglio di me. Un pensiero complicato, una situazione complicata, è come una matassa. Poi alla fine una cosa complicata, una matassa di lame, che non riusciamo a sfrugliare, però se ci mettiamo con un po' di calma, poi il filo lo troviamo e siamo in grado di dipanare questa matassa. Una situazione complessa non è che si trova il filo per dipanare la matassa, una situazione complessa invece ha una serie di addentellati, ha una serie di altri fili che si incrociano con gli altri, e quindi bisogna andare a vedere, capire. Alla fine noi non riusciremo mai a rendere semplice una situazione complessa, che continua a restare complessa la situazione, qualsiasi cosa, però dobbiamo avere le armi per poter governare quella complessità, non per risolvere. Noi possiamo risolvere il complicato, ma non certamente il complesso. Forse sono andato fuori tema, Valenza, queste domande. Sì, anche parlare. E quindi lei dice che la crisi internazionale, insomma, di meno sia più complessa che complicata. Sicuramente, ma non è. Allora, complicato. Se noi oggi riuscissimo, dico noi ovviamente, chi lo potrebbe fare, non certamente io, non lei, né gli amici che sono qui, ma ci fosse qualcuno che magari passa in aereo, guarda, parla con uno, parla con altro e risolve il problema, abbiamo risolto una situazione complicata. Ma non è quello, perché poi ci sono le ingerenze di patti post-bellici, voglio dire post-bellici della Seconda Guerra Mondiale, c'è la presenza della Russia, ci sono le ricchezze della terra, il dominio, perché in effetti che cosa succede? Che tante guerre, tanti scontri avvengono per il dominio delle risorse della terra. Non dimentichiamo per esempio quello che era successo in Iraq qualche anno fa, quando addirittura è stata inventata, letteralmente dico inventata, lo sottolineo, la guerra preventiva, perché si diceva da parte dell'America che ci fosse la bomba atomica, le armi nucleari, dice, vabbè, ma o che Saddam avrebbe potuto fare, eccetera, eccetera, ma non, però lo potrebbe fare. Allora sembra quasi di prendere la favola del lupo all'agnello, no? Cioè, ma quando il lupo dice mi hai sporcato l'acqua, e l'agnello dice ma come faccio ad averti sporcato l'acqua? Cioè, se deve cercare una motivazione, allora l'agnello dice ma l'acqua scende, quindi sei tu che stai bevendo, la bevi prima tu. Allora dice, vabbè, hai ragione, però me l'ha ascoltato tuo padre. Cioè io in qualche modo devo trovare una motivazione, devo trovare qualche cosa, perché mi devo mangiare l'agnello. E questo è quello che stiamo facendo. Ma la cosa assurda, la cosa peggiore, quella che fa più male, è che noi, diciamo, noi intesi come uomini di questo mondo, uomini di questo paese, questo popolo, siamo molto lontani da questi problemi. Perché oltre a certe discussioni che possono nascere e che diventano anche queste una sorta di vendita, perché chi parteggia per uno e chi parteggia per un altro, ma poi alla fine noi continuiamo a festeggiare, continuiamo a pensare alle vacanze, tanto ce ne frega, magari stasera vedendo il telegiornale, se si riporta una notizia che sono stati trovati 50 cadaveri o un'altra cosa, poveretti, ma il momento dopo la cosa è finita. Noi dovremmo stare ogni giorno, ogni momento del nostro giorno, della nostra giornata, a fare qualche cosa. Non mi chiedete cosa, non lo so, però anche avere questa attenzione nei
interiore, anche questo parlare continuamente, questo andare a scuotere le persone per farle partecipare, non c'è. E cosa pensate della nostra classe politica? È una domanda? No. Allora, io cosa penso della classe politica? Vabbè, io sono molto, come dire, debole dal punto di vista della cultura e del pensiero per poter dare dei giudizi così tranchant alla fine. Però mi sono fatto una mia idea. Gli uomini, parliamo della classe repubblicana, ma se volete anche di quella liberale, preunitaria e anche quella successiva, escluso il ventaglio del fascismo, ma non soltanto in Italia, del nazismo in Germania e così in altre nazioni, ma comunque erano uomini che erano abituati a riflettere, uomini che erano abituati a pensare. Se noi pensiamo alla nostra carta costituzionale, che aveva previsto i cosiddetti padri della Costituzione, non erano padri della Costituzione perché erano anziani, anzi, chi da alcuni erano anche giovani quando misero mano a scrivere gli articoli, no? Ma erano padri perché si rendevano, innanzitutto avevano capito che il valore della libertà, il valore della fratellanza, il valore della solidarietà. Cioè, nella Carta Costituzionale, nella nostra Costituzione, tutti questi valori, il valore della democrazia, il valore della partecipazione, sono dei valori altissimi. Ma sono dei valori altissimi perché erano poi continuamente tradotti anche in occasioni, perché il discorso, se uno ci porta ad allargare un po', lo faccio un piacere, almeno io, perché ci portavano ad essere tradotti in azioni. Allora, l'azione, per esempio, del tradurre per far capire i valori della democrazia e della partecipazione fu, per esempio, negli anni 60 il battesimo della scuola media unica, la scuola di massa, che non significava che tutti quanti dovevano essere promossi, no? Ma significava che tutti quanti dovevano avere occasioni per avere delle opportunità per capire, per saper leggere, per saper scrivere, perché la cosa peggiore è trovarsi di fronte a un ignorante, ma non per l'ignorante, perché chi possiede alcuni strumenti linguistici, culturali, accoppa l'ignorante. E quindi ci sono esempi, siccome la letteratura anticipa sempre la storia, il mio modo di, l'ho detto più volte, ci sta una serie di romanzi, di riferimenti letterari che hanno anticipato questa cosa, e lo stesso Don Lorenzo Milani si batte, appunto, ma Dario Fo, chiunque, che cosa dice? La differenza tra l'operaio e il padrone sta nel numero di parole possedute, per esempio, no? Perché? Perché l'operaio ne possiede 300 e il padrone ne possiede 3000, per cui alla fine ha sempre ragione il padrone. Va bene? I nostri padri costituzionali possedevano le 3000 parole e avevano anche delle forti basi di democrazia, di partecipazione, di solidarietà, di libertà. Poi, man mano, questo si è perso. Si è perso il valore della scuola, non si è parlato più di questa cosa. C'è stata una trasformazione della società, perché è questo che bisogna sottolineare. E in questa trasformazione della società sono emerse i cosiddetti pezzi di carta, per cui si è dato valore al pezzo di carta piuttosto che alla formazione. Allora, la differenza tra me e lei è che lei ha sudato per conseguire un titolo di studio, per avere comunque una certa cultura, diciamo, no? Io me la sono comprata, insomma, questo pezzo di carta, perché questo è. E allora abbiamo battezzato, con la crisi degli anni 90 del secolo scorso, cioè con la fine dei partiti politici, abbiamo poi battezzato uno i partiti fai da te e subito dopo il partito personale, dove ognuno può diventare in qualche modo, perché l'organizzazione del partito era, voi pensate come si diventava ministro, qua non stava nessuno. I padri della patria, quando erano eletti, cioè dico padri della patria per dire quell'età praticamente, quando erano eletti,
entrare nelle commissioni, poi dopo le commissioni probabilmente potevano avere qualche presidenza, poi magari facevano o i sottosegretari e poi dopo diventavano ministri. Io posso dire, per avere insomma, maggiore conoscenza in questo campo della scuola, ricordo per esempio il ministro Falcucci, la ministra Falcucci, no, che il problema della commissione pubblica istruzione, poi ha presieduto la pubblica istruzione, poi è andato a fare il ministro della pubblica istruzione. Ci è arrivato dopo 20 anni, però il ministro Falcucci conosceva di morte e miracoli di tutti i professori della scuola, di tutto, insomma, veramente forse aveva in mente, nella sua testa, aveva le schede anagrafiche delle persone che ci vanno. Oggi come si arriva? Si arriva che arrivi il primo, fai da te, diciamo, non si possono fare nomi qua, che diventa ministro degli esteri, diventa, l'avete detto voi, che diventa ministro di altre cose, eccetera, eccetera, senza avere alcuna consapevolezza di quello che è successo. Che è sicuramente chi è riuscito ad andarci e a diventare una persona per bene, ma rimangono i fondamenti politici, fondamentali proprio culturali per affrontare certe cose. E quindi poi succede quello che sta succedendo. E noi vediamo quello che sta succedendo nella scuola, vediamo quello che sta succedendo nella sanità, cioè il problema Covid, noi stiamo parlando d'altro, il problema Covid, voi l'avete visto come è stato gestito, e ancora oggi si continua a gestire male, ma perché, che cosa si dovrebbe fare? Io non lo so, però non vi dimenticate, uno, non lo so perché sono un ignorante, non lo so, due, non sono tenuto io a saperlo, perché se anche avessi il mio modo di pensare non servirebbe a niente, perché non ho il potere, perché bisogna avere il potere per far passare un pensiero, per far passare una soluzione, ma non dimenticate che il ministro Speranza, sei mesi dopo diciamo il primo ciclo di virus, aveva scritto il libro come abbiamo sconfitto il virus, e poi abbiamo avuto i morti che abbiamo avuto, e non probabilmente oggi noi siamo ancora in una situazione talmente complessa, no? Nel mondo, avete letto, avete saputo quello che sta succedendo a Shanghai? Sì, no? 24 milioni, ma addirittura in lockdown, chi devono andare a lavorare non possono uscire dall'ufficio, ecco, non si possono neanche affacciare. E noi oggi stiamo dicendo, e là ce ne sono poche centinaia che sono infetti positivi. Il primo maggio probabilmente toglieremo anche le mascherine, no? Che non è togliere le mascherine qua, no, dove le mascherine non si devono togliere, non si possono ancora togliere. Allora vedete, c'è una gestione che è molto, che oggi può essere racchiusa in una battuta che ha fatto il nostro primo ministro, dice: volete la guerra, riscaldamento, che è sicuramente secondo me caduta di stile, forse nemmeno lo stile, perché forse l'ha buttata alle masse, che poi alla fine traducono tutti in soldoni. Quello è in soldoni, perché adesso ognuno dice il governo deve intervenire, io come economista il governo deve intervenire, deve contribuire ad aiutare un settore, l'altro settore, ma per aiutare un settore bisogna tirare fuori i soldi. I soldi significa aumentiamo il debito pubblico, oppure dobbiamo aumentare le tasse da un'altra parte? Che ne dite, professore? Voi mettete a fare tutte queste domande. Dire, la prima parte meglio italiano, no? Come preferite. Allora, io personalmente non ho nessun problema. Però facciamo scegliere la professione. Io non ho nessun problema. In democrazia. Adesso è staccato. Comunque non è una cosa sul dramma delle foglie che abbiamo fatto. Cioè, siamo partiti da lì, però poi siamo andati, questo per essere onesti. Adesso ho chiuso, io facevo riferimento alla classe politica nostra in riferimento in modo particolare alla guerra. Secondo me ci stanno spingendo in quella direzione. Ma loro ci stanno spingendo in quella, scusate, ma io sono un uomo. Chiudiamoci, chiudiamo. Io sono un uomo di